Sicuramente è una caratteristica di Fratelli d'Italia, diciamo che la coerenza è evocata e invocata spesso e volentieri da quasi tutte le forze politiche, persino da Renzi in alcune fasi della sua storia, però poche sono quelle realtà che riescono a essere fedeli a questo impegno. Noi riteniamo che comunque vada salvaguardato in Italia il sistema bipolare. Riteniamo che ci debba essere un principio maggioritario che non è un'alchimia politologica, ma è una conquista del popolo italiano, una conquista che fu fatta negli anni 90 e che ha consentito per la prima volta dopo la prima Repubblica ai cittadini italiani attraverso il voto non di votare semplicemente un partito, ma di decidere da chi essere governati, che è una cosa un po' diversa. Questa parentesi si è ahimè conclusa, sempre per volontà di Renzi, che a un certo punto penso sia andato in totale confusione, è entrato in campo per rottamare tutto il vetusto regime della Prima Repubblica e poi si è trovato in campo a rottamare al contrario anche le cose che invece non dovevano essere proprio negoziabili. Nella scorsa legislatura rammento a me stesso che ci fu appunto alla fine della legislatura l'approvazione di una legge elettorale che ha abrogato praticamente il premio di maggioranza e quindi ha interrotto quella conquista a cui ho fatto riferimento poco fa, di fatto aprendo le porte al ritorno al cosiddetto proporzionale, che significa, per dirla in un linguaggio più semplice per chi ci ascolta, che si vota un partito e poi questo partito, pur avendo fatto, come nel caso del Movimento 5 Stelle, una campagna elettorale feroce contro il Partito Democratico o, come nel caso del Partito Democratico, una campagna elettorale feroce contro il Movimento 5 Stelle, a babbo morto decide dopo il voto di fare esattamente il contrario di quello che ha fatto e quindi di allearsi. La stessa cosa è avvenuta, per carità, e in questo c'è la punta di coerenza estrema di Fratelli d'Italia, tra la Lega Nord di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle del, come lo chiamano loro, il capo politico Di Maio, che se ne sono date di santa ragione in campagna elettorale, ma in realtà soprattutto per quello che attiene la Lega e anche Forza Italia, che sono nostri alleati, quindi non voglio polemizzare, ma faccio una radiografia della realtà. Quella legge elettorale è stata votata, quella voluta da Renzi, che abrogava il premio di maggioranza e quindi archiviava la stagione del maggioritario, è stata votata sia dalla Lega Nord di Salvini sia da Forza Italia, probabilmente perché l'uno immaginava di poter eventualmente, non si raggiungesse la maggioranza come centrodestra e quindi l'autonomia, l'autosufficienza, provare una strada, un accordo come poi è stato col Movimento 5 Stelle, l'altro per lasciarsi aperta la strada eventualmente a una riedizione del patto del Nazareno, quindi a un nuovo accordo col Partito Democratico. Noi abbiamo scelto non tanto la coerenza come valore, che comunque è un fatto importante, abbiamo scelto di difendere il diritto dei cittadini italiani a non scegliere un partito, ma a scegliere da chi essere governati. E questo Morra diritto, le questa dire conquista, una cosa, credo, la difenderemo anche in questa fase in cui comunque c'è una interlocuire Sì, Rampelli sa meglio di me che la nostra è una repubblica parlamentare. Essendo una repubblica parlamentare, bisogna sempre considerare che legge elettorale accompagni la forma di Stato e la forma di governo. Ora, questa legge elettorale, bene ha fatto Rampelli a sottolinearlo, è stata votata incredibilmente dal Partito Democratico, dalla Lega Nord e da Forza Italia. Sia con il via libera anche del Movimento 5 Stelle? Assolutamente no, perché lei ricorderà meglio di me che abbiamo fatto un'opposizione ferma e intransigente, tant'è che abbiamo accusato il Rosatellum di essere addirittura incostituzionale. Opposizione intransigente l'avete fatta sulla prima proposta, non sul Rosatellum. Il Rosatellum è stato il punto d'incontro per consentire il via libera del Movimento 5 Stelle. Non ci provare. Assolutamente no, c'è la storia che dimostra. La storia non è fatta soltanto di voti, è fatta anche di condotta parlamentare. La vostra condotta parlamentare è stata un via libera sostanziale nei confronti del Rosatellum. Quando la legge fu approvata. E anche il sottoscritto, per esempio, ha partecipato a manifestazioni di piazza che si sono svolte davanti alla Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, perché il Rosatellum, me lo lasci dire, e il direttore potrà confermare, è una ibridazione che coniuga il peggio del proporzionale con il peggio del maggioritario. Detto questo, al Movimento 5 Stelle serviva che non passasse il premio di maggioranza alla coalizione, perché altrimenti avrebbe fatto male
matematicamente l'opposizione, e così è stato. Una volta che è stato abrogato il premio di maggioranza, il Movimento 5 Stelle è stato appagato e quindi ha dato il disco verde, al di là delle manifestazioni di circostanza e del voto contrario, all'approvazione del Rosatellum, cioè al ritorno alle pastette della Prima Repubblica. E poi verificheremo, perché la storia la si fa riscontrando fattualmente ciò che si dice, e vedrà se il movimento ha assunto un atteggiamento morbido oppure intransigente nei confronti di questa legge che il sottoscritto ha definito un'aberrazione anche e soprattutto dal punto di vista costituzionale. Detto questo, e qua sono d'accordo con Rampelli, è esplosa un'altra contraddizione nel nostro vecchio contraente, perché il contraente a Roma governava appunto con una forza di rottura ed antisistema, salvo poi alle elezioni amministrative, quindi alle regionali in particolar modo, fa riferimento sempre alla coalizione con cui si era presentata. Capito, Morra, ma che non lo sapevate? Cioè, voglio dire, no? La domanda viene. Sembra che avete scoperto. Torto, lei ricorderà che probabilmente il sottoscritto a suo tempo prospettò un'altra possibilità ancora, che venne sconfessata dagli iscritti della piattaforma, perché a mio avviso sporcarsi le mani con la partitocrazia implicava dei rischi. Noi purtuttavia abbiamo deciso di provarci, abbiamo ottenuto dei risultati, abbiamo commesso inevitabilmente degli errori, qua non siamo degli squali che navigano in queste, che nuotano in queste vasche da quando sono nati. Però sapete nuotare, via. Guardi, scusa, francamente io da quando sono piccolino, squali, per cui con il braccione risposta. Devo andare in pubblicità perché sono in ritardissimo, poi riprendiamo anche da Cervo. Una risposta telegrafica dopo. Sì.